Ciao bambini, oggi vi voglio raccontare una storia, la storia della città di Arcobaleno. Ok, quindi adesso sedetevi comodi e ascoltate. Vi mando un bacione, ciao bimbi. Ciao bambini, sono Steffi. Oggi voglio farvi un po' di compagnia e raccontarvi una storia che io ho inventato ed i miei amici bambini hanno disegnato e colorato per me. Siete pronti? Allora accomodatevi e ascoltate con attenzione. C'era una volta, in un tempo lontano lontano, un paese chiamato Arcobaleno. Il motivo di questo nome erano proprio gli abitanti che coloravano di continuo ogni cosa. Come in ogni paese, anche ad Arcobaleno vivevano dei bambini. Quattro di questi si chiamavano Sole, Fragolina, Ciocco e Candida. Questi quattro amici avevano un unico desiderio, quello di poter essere colorati come un disegno. Parecchie volte avevano tentato di cambiare colore e qualche volta c'erano anche riusciti, ma solo per pochi istanti, perché quando si lavavano i colori andavano via e loro tornavano nel loro colore naturale. Un giorno, durante una passeggiata nel bosco, scoprirono una sorgente sopra la fonte. Vi era un cartello con su scritto «La sorgente dei desideri». I bambini decisero di provare ad esprimere il loro desiderio e la sorgente esaudì. Sole diventò giallo come il sole. Fragolina divenne rossa come una fragola. Ciocco prese il colore del cioccolato e Candida divenne candida come una nuvola. Tutto durò un attimo. I bambini erano veramente felici e rientrarono al villaggio. Nel villaggio tutti rimasero sorpresi per i bei colori che i bambini erano riusciti ad acquisire. Dopo le spiegazioni, gli adulti rimasero affascinati e decisero di recarsi anche loro alla fonte incantata. Una volta arrivati, si resero conto che qualcosa non andava. La sorgente era ormai ghiacciata. Nessuno riusciva a capire chi avesse potuto fare una cosa simile e mentre gli abitanti si chiedevano il perché, apparve un uomo enorme, con gli occhi nerissimi, dei baffi lunghissimi e tutto vestito di nero. Si chiamava Mustafà ed era stato proprio lui a ghiacciare la sorgente. Gli abitanti non riuscivano a capire perché avesse fatto una cosa simile e così Mustafà, che era uno stregone molto malvagio, disse: «Io odio i colori e odio anche le persone colorate!» Allora Tavoletta, che era il padre di Ciocco, gli disse: «I colori sono la nostra felicità, le persone colorate sono bellissime!» E Mustafà rispose: «Io detesto le persone diverse!» E Tavoletta insistette: «Noi, anche se siamo diversi, siamo tutti uguali. Non conta il colore della pelle, ma conta la bontà d'animo di una persona.» Mustafà, innervosito, disse: «Ora basta! Sono stufo delle tue chiacchiere!» E congelò anche Tavoletta. Gli abitanti, spaventati, fuggirono verso il villaggio, ma Mustafà arrivò prima di loro e quando arrivarono, trovarono tutto gelato. Il villaggio sembrava di cristallo, era tutto lucente e brillava di un bel color azzurro chiaro. Ma purtroppo le sorprese non finirono lì. Infatti, Mustafà gelò anche tutti gli altri abitanti. Convinto di averli gelati tutti, andò a dormire. Ciocco era rimasta a piangere a fianco al padre e le sue lacrime commossero Merlino e Turchina,
che erano il mago e la fattina del villaggio. La fata turchina chiese a Ciocco: «Bella bambina, perché piangi?» Ciocco rispose: «Mustafà ha gelato mio padre ed è scappato per andare a gelare il nostro villaggio». Mago Merlino e fata turchina rimasero commossi dalla disperazione della bambina e decisero di aiutarla. La fata turchina sciolse la sorgente e anche Tavoletta, che subito si lavò nella sorgente e diventò anche lui color tavoletta di cioccolato, insieme a sua figlia. Ciocco, alla fata e al mago si recò al villaggio. Mustafà, appena vide il mago e la fata, si mise subito in guardia. Ci fu una grande lotta tra Mago Merlino e Mustafà e alla fine il mago rinchiuse Mustafà in una bottiglia e lo buttò dentro la sorgente e la sorgente lo ingoiò. Turchina rimase al villaggio e scongelò tutto. Gli abitanti andarono alla sorgente a lavarsi, accompagnati dalla fata turchina e da Mago Merlino. Tutti divennero diversi nel colore della pelle, ma uguali nella bontà d'animo. Ancora oggi nella città di Arcobaleno vivono, seppur vecchi, la fata turchina e il mago Merlino, che raccontano la storia di Mustafà e della sorgente incantata a tutti i bambini colorati. Bene bambini, spero che questa fiaba vi sia piaciuta e vi do appuntamento a presto con un'altra storia. Ciao bambini!